parliamo di Avis, in questo caso a rappresentare ancora una volta, perché non è la prima volta che la sentiamo, sì, a rappresentare Avis di Chioggia è Claudia Rossi. Ciao Claudia, buongiorno. Ciao Claudia. Ciao, ciao a tutti. Ciao, allora, è arrivato un comunicato per cui qua c'è bisogno di sangue in assoluto, via, veloci anche. Certo, sì, il bisogno di sangue purtroppo ne abbiamo sempre bisogno. Volevo innanzitutto ringraziare gli operatori sanitari, anche i medici, infermieri, per il lavoro che stanno svolgendo in questo momento, e soprattutto anche i nostri avvisini che già dall'inizio hanno risposto in modo molto tempestivo alle nostre richieste di donazione. Sì, perché l'Avis lancia appunto questo appello, no? Continuate a donare il sangue. Esatto, sì, sì. Come dicevo appunto, abbiamo avuto una risposta molto positiva, però ovviamente prendendo esempio questa settimana abbiamo un grossissimo calo delle donazioni giornaliere. Ma secondo te grosso calo perché la gente non può uscire di casa o perché cosa? Secondo me, soprattutto anche dalle telefonate che riceviamo, la gente è spaventata. Ha paura di uscire. Esatto, ha paura di uscire. Infatti volevo dire che comunque noi non siamo all'interno dell'ospedale, ma siamo su una sezione distaccata, in Villa Bianca, al piano terra. Quindi i donatori non devono entrare in ospedale. Ecco, però si chiede di prenotare la propria donazione appunto di sangue o plasma, sempre rispettando i termini di tempo, 90 giorni per gli uomini e 180 giorni per le donne, giusto? Esatto, sì, questo è per la donazione di sangue, sì, e per il plasma invece c'è un tempo di 30 giorni. Perché sangue e plasma sono due cose completamente diverse, il plasma è più... Diciamo che il plasma è la parte liquida, certo, del sangue, quindi si fa prima a recuperare, diciamo, in maniera molto semplice, e quindi ovviamente c'è bisogno anche sì di plasma, che anche questa settimana non abbiamo pochissime prenotazioni. Claudia, se io volessi da domani voglio donare il mio sangue e mi metto d'accordo, il vostro numero che poi Monica leggerà, numero importante che tra poco Monica leggerà, sì, è il numero che è attivo di mattina, non il pomeriggio, ricordate, sì, la mattina. Siamo aperti alla mattina. Esatto, alla mattina. A mezzogiorno al 041 49 0308. 041 49 0308. Allora, stavo dicendo, se io voglio donare sangue, io posso uscire di casa per venire dove voi siete? Ho bisogno di un'autocertificazione oppure c'è bisogno di qualcosa di diverso? Allora, sì, per venire a donare basta avere l'autocertificazione e mettere magari la crocetta su situazioni di necessità e specificare donazione di sangue o plasma presso la comunale di appartenenza, che in questo caso è la nostra Avis di Chioggia. Ecco. E inoltre volevo anche ricordare che da lunedì 6 aprile, quindi da ieri, è l'obbligo di portare la mascherina e anche i guanti. Esatto. Però vogliamo informare i nostri donatori che se nel caso dovessero essere sprovvisti di questa cosa, li forniamo noi sia di guanti e sia di mascherine. Ho capito. Ecco, dammi un po' dei dati, Claudia, tecnici, aperti da che ora a che ora, si può chiamare... oppure il lunedì, il mercoledì, giovedì, un po' dei dati, qualche numero. Certo, allora noi siamo aperti dal lunedì al sabato, quindi tutte le mattine dalle 8 al mezzogiorno. Le donazioni sono invece dalle 8 alle 10, per questo chiediamo la prenotazione e chiediamo anche di effettuare la prenotazione anche per giustamente mantenere tutte le sicurezze come la distanza di un metro. Certo, io volevo chiedere una cosa a Paolo, a Claudia, che se una persona volesse diventare donatore o donatrice, cioè c'è una serie, veramente ti fanno un check-up completo da testa a piedi, no? Perché bisogna essere veramente molto sani, giustamente, per donare il sangue. Esatto, sì. Anche prima dell'emergenza comunque bisogna prenotare una visita di idoneità, sempre al nostro numero. Sì. E a questa visita verrà effettuato un prelievo del sangue, l'elettrocardiogramma
e verrà fatto il colloquio con il medico. Fatto tutto questo, nella mattinata viene già prenotata la prima donazione a un mese dalla visita, perché comunque noi teniamo conto giustamente che la persona sia ovviamente in buono stato di salute, certo, e che dagli esami risulti idonea e che non abbia nessuna patologia in corso magari anche. Esatto. Per fare la visita di idoneità comunque le principali sono pesare più di 50 kg, essere, sì, maggiorenni e ovviamente essere in buono stato di salute. Certo. Richiediamo inoltre che magari negli ultimi 15 giorni la persona non abbia avuto nessun tipo di influenza. Ho capito. Quindi sì, cioè bisogna devi prima essere fare proprio un passare... più che mai sano, sano. Sì. Beh, ci mancherebbe. Tipo se una persona ha avuto un virus, che ne so, qualcosa anni addietro, adesso è ritornata, oddio, normale, tutto. Certo. Sì, oddio, poi dipende magari che tipo di patologia, sì, può aver, sì, avuto la persona, ma certo, in certo, se è una cosa che ha avuto anni fa, non c'è nessun tipo di problema, insomma, almeno che non abbia patologie in corso. Ho capito. O che magari abbia qualche cura specifica importante, esatto, da fare. Sì, sì. Ricordiamo ancora una volta, certo, ricordiamo ancora una volta il telefono fisso, ricordiamo la mattina uffici aperti di Avis di Chioggia, la mattina che cercano assolutamente del sangue. C'è un gruppo in particolar modo che cercate, Claudia? Diciamo che qua a Chioggia la maggioranza va tra il zero positivo e l'A positivo, ma ovviamente anche il zero negativo, essendo un gruppo diciamo universale, è molto ricercato. Non viene disegnato. Esatto. Numero fisso, Monica. Sì, scusami, vai Claudia, perdonami. Volevo inoltre ricordare comunque magari a chi ci ascolta che il sangue è l'unica cosa che non viene fabbricata e quindi, sì, si dona. Sì. Quindi siamo noi che fabbrichiamo il sangue. Certo, certo. Noi stessi siamo la fabbrica del nostro sangue. Monica, 041 041 4903 08 per contattare l'Avis di Chioggia. Grazie Claudia che lo rappresenta. Buona giornata e buon lavoro. Grazie ancora. Presto. Grazie mille, ciao. Grazie.